Le macchine per cucire sequestrate a un'azienda di confezioni verranno utilizzate dai detenuti. Succede al carcere della Dogaia, dove i 10 allievi del corso di cucito possono contare su strumentazioni moderne e efficienti per realizzare grembiuli di cotone per la cucina e tute in pile. In uno dei tanti controlli effettuati dalla Polizia Municipale di Prato, nelle ditte di confezioni a conduzione cinese, è stato sequestrato un ingente numero di taglia e cuci. Una parte delle macchine è stata donata al gruppo Barnaba per insegnare un mestiere ai detenuti. Da oltre 30 anni il volontariato vincenziano, attraverso proprio il gruppo Barnaba, presta servizio alla casa circondariale della Dogaia per aiutare i carcerati a reinserirsi nella società una volta scontata la pena. Stiamo già lavorando e le nostre sarte hanno già attivato i nostri allievi detenuti che sono molto contenti e già stanno facendo prodotti per il carcere, quindi anche grembiuli per la cucina, tute per i detenuti, quindi intanto loro imparano e anche chi già sapeva soprattutto si perfeziona perché noi siamo abituati a fare le cose precise come la nostra sarta ci insegna. Ecco, quindi è una cosa molto bella a parer nostro e sembra anche per loro perché le domande per inserirsi sono sempre maggiori, ma noi dobbiamo tenere un limite anche numerico, è chiaro, poi stiamo iniziando, quindi ecco, quindi la cosa ci sembra molto molto bella, molto positiva. Vederli sorridere quando fanno qualcosa ci dà un senso proprio di realizzazione anche per noi. È statisticamente provato che chi esce dal carcere con una competenza utile da spendere in un luogo di lavoro ha una minore probabilità di recidiva. Negli anni sono stati organizzati corsi di fotografia, musica, panificazione ed è stata aperta una officina meccanica. Da alcuni mesi è stato avviato anche un corso di cucito che adesso, grazie ai macchinari donati al gruppo Barnaba, ha fatto un salto di qualità. Quasi un mese che facciamo questo corso di sartoria, grazie alle nostre maestre che ci hanno dato questa opportunità, che sono volontariati, per impararci a noi detenuti un futuro migliore alla nostra uscita per un domani, che ci aiuta a non tornare a fare dei errori che abbiamo commesso nei passati. Mi auguro che e ho la volontà di imparare qualcosa perché mi piace questo mestiere. Cosa ti piacerebbe fare una volta uscito? Trovarmi un lavoro, qualcuno che mi può assumere a fare questo mestiere, oppure con un altro mestiere che si può imparare all'interno del carcere di Dogaia con l'aiuto del signor direttore che ci permette a fare questi corsi, diciamo, in nostra permanenza qua in carcere detentivo.